ultimi metri, aspetta che viene dalla Val di Fassa, Martin Ritz. Ma caro, il domani se la fai fare. Ragazzi, davvero, cosa la sua. Ha fatto una solo, dal primo all'ultimo metro. Accogliamo prova la sua, è stato in testa dal primo all'ultimo metro, ricordi club Alta Valtellina, a lei Matteo, ultimi metri, grandissima prova anche la sua, sempre all'insegnamento di Martin Ritz. Paolo Moriondo, C-Club Valtartano, viene da Sondrio, questo atleta Malenco. Bravo Paolo! Un applauso per questo atleta della Valtartano! Bravo! Complimenti! Quattro! Muschiacci, ex Iridato, Sasha Maglietto 2002, grande Graziano! Andiamolo! Ale, ale, mira, bravo! Bravo! Ale, ale, duro! Bravo! Matteo Pedaniana, secondo classificato. Oggi questo Ritz andava davvero troppo forte. Eh sì, è andato via nella prima salita e poi non c'è stato più verso di prenderlo, andava troppo forte. Un Matteo Pedaniana che per alcuni anni ha lasciato le competizioni, ora sei tornato, ti vediamo convinto, carico, e oggi hai dimostrato di esserci. Eh sì, ho avuto un momento in cui ho smesso perché ero stufo e mi è tornata la voglia di allenarmi, più di prima. Paolo, com'è andata oggi? Direi bene, bene, dura, prima andavano troppo. Prima andavano troppo, ma anche tu andavi veramente forte oggi. No, sono andato bene, ho fatto le prime due forte, poi dopo le altre un po' più lente, gli altri si erano un po' staccati dietro, Marco Bulanti non sta tanto bene. Come hai trovato questa gara qui all'Alpe Paglio? Bella, tecnica, tante inversioni, un bel canale ripido, direi bella. Martin, oggi partivi favorito e non hai disatteso le aspettative, sei partito forte, abbiamo visto, a dirlo sono i tempi, sei andato un minuto di vantaggio sulla prima salita, hai incrementato la seconda, 2 minuti e mezzo sulla terza e non ti sei accontentato. Era la tua prima volta a Premana, come hai trovato questa gara? Ma bellissima, complimenti sicuramente a chi l'ha organizzata. Sicuramente le condizioni dei giorni scorsi non erano favorevoli per organizzare, per preparare un percorso così all'altezza. La neve vi ha premiati, ha premiato noi sicuramente, anche in discesa, veramente bellissime discese. E sono partito favorito, di solito partito favorito a me non è che ti mette un po' il peso sulle spalle, e sì, sono riuscito a partire bene, staccare un po' da già l'inizio, quindi già con un po' di vuoto dietro ti senti un po' più tranquillo, e ho avuto due o tre intoppi con uno scarpone, con un bastone, però alla fine è andata bene. Alle tue spalle avevi un atleta che conosci molto bene, è stato molte volte al tuo fianco in gara, Matteo Pedaniana. Anche lui come te ha caratteristiche praticamente simili alle tue. Si difende bene in salita, molto veloce nei cambi, molto veloce in inversioni e anche in discesa è uno che cala. La cosa ti preoccupava? Ah certo, qua se parti dall'inizio alla fine cerchi di dar tutto e provi sempre ad aumentare un po', no? Perché non si sa mai, un volo in discesa ti compromette la gara oppure qualche rottura che ti fa andare un po' più piano, cerchi sempre un po' di portarti in vantaggio già da subito.